scelta musicale di Anna Bardazzi, che è al telefono. Buongiorno Anna. Eccomi, scusami, non ti sentivamo per un piccolo inceppo tecnico. Buongiorno di nuovo, non ho sentito buongiorno. La tua risposta. Eccoci, buongiorno. Allora, dopo, diciamo, voglio raccontare, anche se un po' l'ho accennato agli ascoltatori, come in realtà io ho conosciuto Anna, conosciuto ovviamente insomma a distanza, però voglio prima che ci spieghi perché hai scelto questo brano. Sì, allora la risposta è molto semplice, l'ho scelto perché era una canzone che ascoltavo tantissimo quando vivevo a Minsk in Bielorussia, perché anch'io in qualche modo, come la protagonista del mio romanzo, ho avuto un percorso simile, sì. Diciamo che mi sono un po' ispirata sì. a quello che è successo a me, e in quel periodo ascoltavo spesso l'album dei Keen in cui c'era questa canzone. E il titolo appunto mi faceva pensare a questo posto che era un po' soltanto mio. Sì, e tra l'altro appunto io ho conosciuto Anna, diciamo che ho iniziato a seguirla costantemente proprio nel periodo delle proteste più recenti in Bielorussia, quindi a maggio del 2020, perché sì. Lei riusciva, diciamo, a raccontare innanzitutto le cose di cui si parlava poco e male, e invece tu avevi appunto una voce molto chiara e anche evidentemente, diciamo, basata su una conoscenza, poi dopo l'ho scoperto col tempo e anche leggendo questo libro, e quindi eri un po' un riferimento per me che volevo saperne di più, quindi per questo già ti ringrazio, perché hai fatto una cosa molto bella e molto importante. E poi quando è uscito questo libro mi sono subito interessata, ho voluto subito vedere, perché sapevo che c'era un riferimento proprio a questa tua parte importante della vita. Tu all'inizio in Exergo citi Pavese, pensai a quanti luoghi ci sono nel mondo che appartengono così a qualcuno, che qualcuno ha nel sangue e nessun altro li sa. Quindi ci sono dei luoghi che possono stare nel sangue anche se non sono i nostri. Sì, esattamente, un po' mi ricollego anche alla canzone, no? Sì. Per me la Bielorussia appunto è qualcosa difficilmente spiegabile, perché a parte quel che ho fatto cercando di coprire un po' le proteste a partire dalla primavera scorsa, ma in passato quando cercavo di spiegare questo mio grandissimo amore per il paese, diciamo che non tutti ne coglievano effettivamente il significato, il perché. Ricordo che uno dei più dubbiosi era mio papà, no? Che mi diceva: "Ma io non capisco cosa ci trovi di tanto bello." Io gli dicevo: "Vabbè, quando verrai poi lo capirai." Purtroppo non ha fatto in tempo, ma in qualche modo volevo che le persone se ne innamorassero almeno in parte come ho fatto io. Perché è un posto che non in tanti conoscono, anzi forse in assai pochi, a differenza magari di tanti altri bellissimi posti nel mondo. E quindi mi sembrava giusto parlarne e fare in modo che si affezionassero un po' anche gli altri. Attraverso una storia che è una storia appunto personale, cioè che parte, diciamo, da uno spunto personale, visto che la tua famiglia ha ospitato per la prima volta una bambina proprio nell'ambito del progetto Chernobyl, di cui, insomma, chi ha vissuto gli anni 90 si ricorda bene quel momento. E da lì poi tu evidentemente hai coltivato anche un amore per questa terra, e ne è venuta fuori una storia di amicizia, questa del libro. Intendo fra Anna e Elena, le due protagoniste, che va al di là, insomma, anche dei legami di sangue. Tu a un certo punto dici: siamo una cosa sola, non saprei dire quanto la donna che sono oggi dipenda da lei, ma spesso mi ritrovo a pensare che in qualche misura tutta me dipenda da lei, dal mio taglio di capelli, al nome di mia figlia, al lavoro che faccio, agli uomini che scelgo. È questo essere sorelle? È così che si sentono due sorelle quando la vita impone loro un'esistenza intrecciata? Forse sì. Due sorelle che in realtà non lo sono a livello, diciamo, biologico, ma lo diventano. Sì, esatto, non lo sono, ma come è successo per tanti bambini che sono stati ospitati dalle nostre famiglie, poi in qualche modo diventano parte della famiglia stessa. Cioè, io conosco molte persone che dicono: "Ah, anch'io ho una sorella, anch'io ho un fratello," anche se poi nemmeno legalmente lo siano, perché Certo. solo in rarissimi casi poi vengono adottati. Tra l'altro, le adozioni con la Bielorussia sono complicatissime, quindi si tratta proprio di chiamare sorella o fratello delle persone che in realtà non hanno nessun legame né di sangue né burocratico.
burocratico, ma che nei fatti lo sono, perché la relazione alla fine è la stessa. Io ho un'esperienza un po' diversa perché ho sempre ospitato con la mia famiglia bambini diversi, quindi abbiamo dato spazio senza poi legarci dal punto di vista affettivo, per quanto affetto ce ne sia sempre stato e ce ne sia tuttora, ad un bambino in particolare. Forse ho avuto un debole per una ragazzina che ho ospitato, che appunto ha dato il nome Aliena, che ho ospitato nel 96 e che ho fatto tornare una volta, e sono relazioni complesse da descrivere. Forse la relazione di Anna e Aliena è più quella che io ho con Liuda, che è un altro personaggio che fa parte della mia storia e che in realtà esiste davvero. Lei, ho voluto in qualche modo omaggiarla lasciandola e dandole un bel ruolo nel romanzo, perché effettivamente è così com'è, e io mi sento legata a lei da quell'affetto lì, anche se non abbiamo nessun legame né di sorellanza, fratellanza, né madre-figlia, né altro, ecco. E la storia appunto è proprio quella di Anna e Liena, giustamente fatto, cioè, nel senso io ci ho pensato appena dopo, l'ho detto sbagliato, ho detto cavolo, ma proprio dopo aver letto il libro riesco a sbagliarlo, invece, È perché è molto normalissimo. importante invece dirlo bene. Liena è una di queste bambine che vengono accolte da una famiglia italiana, solo che appunto poi il rapporto non finisce là, e in qualche modo le due donne si influenzano a vicenda per tutta la vita, anche se non stanno sempre vicine, però insomma rimangono dei punti di riferimento costanti, così come anche proprio il luogo, la Bielorussia, rimane un punto di riferimento per Anna. Ci sono due elementi che secondo me in qualche modo spiegano molto bene questo rapporto, che sono la lingua, i termini e la cucina. Cioè, questi due elementi nel libro ci fanno proprio capire quando un luogo diventa nostro, e se ci pensiamo è esattamente così per tutti, no? Cioè, un luogo diventa casa quando noi capiamo come si utilizzano certi modi di dire, no? Cioè, come un modo di dire rappresenti un modo di essere per un popolo, e poi quando iniziamo a affezionarci fortissimamente a dei piatti e non li ritroviamo da nessuna parte se non in quella casa. Ecco, questi secondo me sono un po' i due punti di, appunto, di affetto, no? Con la Bielorussia, che saranno poi anche quelli veri, immagino. Sì, sicuramente, perché guarda, io sono molto d'accordo, perché ho vissuto tra l'altro 11 anni all'estero, di cui buona parte 10 a Parigi, e non riuscirei a fare lo stesso per la Francia, ecco, non riuscirei a citare allo stesso modo piatti e a cercarli anche, perché io vado spesso nei negozi di articoli, di prodotti dell'est per cercare di ritrovare quei sapori. Riproduco io in casa piatti che anche le mie figlie adorano, quindi c'è proprio probabilmente il fatto di essere in qualche modo cresciuta, diciamo così, tra virgolette, nelle famiglie, tra la gente, cioè mentre in Francia io mi sono fatta la mia famiglia, quindi Certo. eravamo noi, in Bielorussia mi sono sempre ritrovata con qualcuno, soprattutto con Liuda, a casa di Liuda, ma poi anche a casa di tutte queste persone che io ho conosciuto nel corso degli anni, quindi nei villaggi, in città, un po' dappertutto, che fossero i bambini che avevo ospitato, oppure amici di amici, parenti, cioè ero sempre da qualcuno. Quindi il cibo è comunque qualcosa di centrale. Un po' come in Italia, ma forse ancora di più in Bielorussia, forse come era in Italia un po' di anni fa. E quindi fa parte veramente della mia esperienza ancor prima di tante altre cose, cioè ancor prima dei giri turistici o delle discussioni politiche, c'è sicuramente il cibo. E poi c'è questo elenco di parole che non si potrebbero dire altrimenti, perché altrimenti perderebbero il significato, la forza, la bellezza, no? Cioè, Certo. non chiamare gli shashlik, che sono degli spiedini di carne, spiedini di carne, non ti porta lì. In quella foresta a mangiare gli shashlik, ti porta in un qualsiasi posto a mangiare spiedini di carne, non so Certo, se. sì, Quindi ho certo. voluto mantenere proprio le parole così com'erano, a volte spiegandole, a volte lasciando anche al lettore magari la curiosità di andare a controllare, quando scrivo smetana, che cos'è? È la panna acida, però magari non tutti lo sanno sicuramente, perché proprio fosse il lettore stesso immerso
in qualcosa di molto intimo, che va al di là del viaggio turistico, diciamo così. Certo, e infatti poi un altro elemento fondamentale del libro sono proprio le relazioni con famiglie, diciamo, di adozione, non parlo solo di quella italiana, anzi al contrario, forse parlo ancora di più di quella bielorussa che accoglie Anna, ma anche rapporti fra donne, in particolare fra madre e figlie e fra amiche, che sono un po' il perno, cioè come vivere i rapporti biologici e invece i rapporti che si è scelto in qualche modo di vivere, le figlie che ci sono, quelle che non ci sono e quelle che si acquistano, beh, in senso ovviamente buono, che si acquisiscono, ecco. Quanto hai voluto riflettere, perché hai voluto riflettere così tanto sulla relazione, anche io direi femminile soprattutto, perché insomma gli uomini in linea di massima in questo libro sì ci sono, ma hanno un ruolo diverso, forse meno viscerale. Sì, ma sicuramente allora, a me piaceva prima di tutto raccontare una storia di donne, quindi a prescindere dalla storia che poi ho scritto quando ho avuto l'idea, ho detto ok, parto dalle donne, ma soprattutto perché per me la Bielorussia è donna. Cioè nei miei tanti anni di viaggi, relazioni, io sono stata accolta, come dicevi tu, in qualche modo, come una figlia, cioè mi sono trovata da una parte a fare anche da madre, da sorella maggiore prima, poi da madre, perché comunque ero adulta, a delle bambine, cioè i miei primi approcci alla maternità, inteso come cura, come affetto, come attenzioni, come fatica anche, è stato tutto con delle piccole bielorusse che venivano ospiti da noi, perché le ultime che abbiamo ospitato, io avevo 24 anni, Certo. quindi insomma ero già adulta, considerato che la prima figlia l'ho avuta a 27, quindi c'ero quasi, Sì. ma poi appunto sono stata anche accolta veramente come una figlia o una sorella da tutte queste donne, cioè che fossero magari le mamme, le nonne dei bambini che ospitavamo, oppure anche la vicina di casa, cioè questo calore materno, questa solidarietà, perché mi piace anche chiamarla così, perché io comunque ero la straniera che arrivava e non sapeva niente, non parlava la lingua all'inizio, ero spaesata e loro mi hanno veramente accolta come abbiamo fatto noi i bambini, allo stesso modo, forse io ne avevo meno bisogno, però Certo. ecco, ho ricevuto lo stesso trattamento e poi ho avuto, vabbè, Liuda che è stata veramente come una mamma per me e lo è tuttora, cioè siamo molto affezionate e quello che mi piace dire sempre è che queste relazioni si ramificano, no? Quello che ho voluto mettere nel libro è proprio questo, che sono re relazioni che partono dalla famiglia di Anna alla famiglia di Liena, ma poi si distribuiscono, si ramificano verso altre persone, in particolare le donne, ma non solo, ed è un po' quello che è successo anche a me. Quindi volevo proprio raccontare sia queste donne che accolgono come figli gli sconosciuti e che portano avanti anche famiglie intere, proprio come ho descritto, cioè hanno veramente una forza e credo che poi con le proteste dell'estate scorsa si è resi conto un po' tutti, no, della forza che hanno e di Certo. quanto anche siano stimate, apprezzate e supportate anche dagli uomini, in realtà, queste donne, diversamente da quanto spesso si pensi facendo riferimento magari alla cultura dell'ex Unione Sovietica. Certo. Tu a un certo punto, diciamo, c'è questo. Inserisci all'interno del libro varie volte dei riferimenti ovviamente alla storia, alla politica, perché? Perché Anna è la protagonista è appassionata e vuole cambiare la situazione, cioè lei ha proprio fatto la scelta di vita e lo dice insomma anche con tutta la passione che può avere una giovane donna di studiare per poter cambiare la situazione in Bielorussia e approfondire, perché effettivamente la Bielorussia, come dicevi all'inizio, si conosce poco, si conosce solo per alcuni fatti ovviamente enormi ed eclatanti, però non sappiamo bene il famoso contesto di cui parlano insomma, i giornalisti e gli storici che sanno fare bene il loro lavoro, cioè che bisogna guardare più in grande. A un certo punto scrivi: con gli anni ho capito che non si tratta del comunismo, che non basta studiare sui libri di storia, che non avrei mai capito veramente cos'era l'Unione Sovietica se non fossi venuta qui, se non ne fossi diventata parte in qualche modo io stessa. È tutto molto più complesso di quanto dicano i libri.
i politologi, i sociologi e i premi Nobel. Senza vivere in questo tempo di seconda mano è impossibile capire davvero cosa si cela dietro i casermoni brutalisti e le parate nostalgiche. Se dovessi, non dico spiegare perché forse sarebbe molto lungo, però se dovessi un po' descrivere la Bielorussia anche adesso, forse ecco, fermiamoci su com'è adesso magari, a qualcuno che non la conosce, come la spiegheresti? Allora, sicuramente la Bielorussia è un paese dilaniato dalla storia, perché la storia del Novecento in Bielorussia è veramente terribile, a partire dal pre-Unione Sovietica, poi l'annessione all'Unione Sovietica, le purghe staliniane, la Seconda Guerra Mondiale in cui sono morti oltre 1 milione di bielorussi, quindi un prezzo altissimo che ha pagato il paese. Dopodiché c'è stato Chernobyl e quando finalmente è caduta l'Unione Sovietica è arrivato Lukashenko, e quindi sicuramente è un paese che ha sofferto molto di più di quanto hanno sofferto gli altri paesi dell'Unione dell'Europea, del blocco europeo, diciamo così. Certo. Oggi sono un paese, sicuramente una popolazione pacifica. Quindi credo che si sia visto anche per come hanno subito, ma a me stupisce sempre quando parlo con i bielorussi, dico: ma com'è possibile che quelli delle forze speciali che picchiano, che torturano siano bielorussi? Cioè, per me è veramente impensabile che un bielorusso possa fare queste cose. Il problema è che la Bielorussia è anche un paese molto povero e molti di questi ragazzi che si ritrovano a torturare, picchiare, arrestare e fare cose molto brutte sono ragazzi che vengono dai villaggi e che non hanno nessun tipo di prospettiva. Quindi vengono prelevati con la promessa di soldi, casa, eccetera, e si ritrovano un po' in questo ruolo di picchiatori. In Bielorussia non c'è nessun tipo di libertà ormai, non c'era già quando io ho cominciato a frequentarla, perché era già una dittatura, perché non si poteva dire quello che si voleva, non si poteva fare quello che si voleva. Oggi non si può proprio fare niente, mentre prima magari c'era una piccola tolleranza per certe cose, adesso è impossibile, ti arrestano anche se sei vestita di bianco e rosso, se tuo figlio è vestito di bianco e rosso, che sono i colori dell'opposizione. Quindi purtroppo molte persone sono in galera, molte altre hanno perso il lavoro, molte altre hanno dovuto lasciare la propria casa, il proprio paese, e se ne parla molto poco. Se ne parla poco perché, come dicevi tu, ok, giornalisti, politologi, eccetera, il problema è che nessuno è veramente a conoscenza della Bielorussia. Quindi magari hai giornalisti esperti di Russia, per esempio, politologi, ma non hanno una conoscenza approfondita della storia bielorussa per poter veramente raccontare le cose come stanno. E poi c'è da dire che non ci sono neanche interessi economici che si muovono, infatti, troppo. Stavo per dire, forse non gli interessa neanche più di tanto andare a scavare nella questione. Infatti è assolutamente così. Grazie mille Anna Bardazzi, La felicità non va interrotta, Salani editore. E la seconda scelta musicale invece è abbastanza diversa dalla prima, e si tratta di È nell'aire di Vega Almohaia, probabilmente ok. E come mai l'hai scelta? L'ho scelta perché per me è la canzone della pandemia, nel senso che l'ho scoperta poco prima del primo lockdown, quando ero ancora a Parigi, e l'ho ascoltata per tutto il lockdown. Era quella che mi dava forza la sera, quando arrivavo a sera dopo queste giornate infinite, e quindi mi mette, da un anno a questa parte, mi mette una grande allegria e un senso di speranza, quindi volevo lasciarvi con questa sensazione che ho io ascoltandola. Grazie davvero Anna, a presto. Grazie, complimenti, perché è veramente una bellissima storia. Grazie, grazie, ciao. A presto, ciao.